Queste immagini vi giungono dallo stadio Levantini di Lentigione. Stanno per scendere in campo le formazioni di Lentigione e Oltrepò Voghera nel quadro del campionato di Serie D, girone di settima giornata. Le due squadre reduci dall'ultimo turno di campionato, non propriamente fortunato per il Lentigione, la sconfitta nel derby contro il Reggio Audace, mentre i primi tre punti ottenuti dalla squadra dell'Oltrepò Voghera, che ha vinto per ben 4-1. Fischio dell'arbitro, si comincia subito il lancio in avanti a cercare il numero 2 Soresina, che viene poi fermato in angolo. Attenzione a questo tiro da bandierina, il colpo di testa e la parata da parte del portiere che va in anticipo. Cerca ancora Crescenzi, termina poi a terra, ma attenzione, gli subentra Ghidoni che cerca l'azione personale. Ghidoni termina a terra e il pallone è ancora in gioco e ora in calcio d'angolo. Aveva forse chiesto un calcio di rigore, ma gli ha proprio risposto in diretta il direttore di gara allargando le braccia in quanto era proprio nei pressi. E l'arbitro però non ha dato nessun minuto di recupero. Si gioca naturalmente, finisce il primo tempo sullo 0-0, partita combattuta. Dopo i primi 45 minuti risultato 0-0, zero anche le occasioni, anche se abbiamo annotato due uscite da parte del portiere. Inizia quindi il secondo tempo in questo preciso istante. Pallone che però si ferma in una zona un po' maledetta, traversone da parte di e colpo di testa e palla che sorvola la traversa sul traversone da parte di Cornaggia. Pallone, attenzione anche lui, pallone sul destro per il traversone, colpo di testa da parte di Crescenzi, la parata del portiere e poi non arriva all'appuntamento per la deviazione Tamagnini. Quarto minuto, i due piccoletti dello schieramento della tre quarti dell'Oltrepò Voghera nei pressi della bandierina. Traversone, attenzione, il pallone che spiove, nessuno va all'impatto del pallone, poi c'è il tiro da parte di Samina e ancora una volta la parata prima di piede da parte del portiere e ancora calcio d'angolo. 5 palle gol nel corso di questo secondo tempo. Attenzione, il pallone che spiove, allontana il portiere Cizza, abbastanza preparato su questo tipo di fondamentale. Vediamo che cerca la ripartenza con la chiusura di Toma, ma ne approfitta ancora Casiraghi, alle prese con il pallone che si ferma ripetutamente sul terreno di gioco. Attenzione all'apertura per Greco che si proietta in area, l'uno contro uno, c'è il raddoppio, ancora Greco cerca naturalmente di trovare lo spazio giusto per le traversioni, ma anche lui incappa in una zona del campo un po' disgraziata. La ricorsa sembra quella di Caltarossa, che effettua un tiro verso la porta e la parata del portiere Faccioli al 21esimo. A cercare Bernasconi, il pallone che rimane lì e c'è il tiro da parte di Ghidoni, la parata del portiere. In avanti ben 4 giocatori, attenzione a Bernasconi, il pallone per Vitiello che si allunga troppo, il pallone non era in fuorigioco, ma nel frattempo l'arbitro ha interrotto il gioco. Non era in fuorigioco comunque il numero 9 Vitiello, che comunque ha sciupato clamorosamente questa palla gol, indirizzare verso la porta. Vediamo se fa effetto sul traversone, colpo di testa e la parata ancora da parte di Cizza. E mentre l'arbitro consulta il cronometro, dovrebbe essere finita la partita, infatti è così, finisce 0-0 tra Oltrepò Voghera e Lentigione, una partita combattutissima, una partita che soprattutto nel secondo tempo non ha visto i giocatori in campo risparmiarsi.